Viabilità ad Acireale, dialogo aperto tra commercianti e sindaco dopo le nuove disposizioni sulla ZTL del fine settimana. I prodotti di tavola calda invenduti donati ad una parrocchia di Acireale, iniziativa di solidarietà ad Acireale di un bar del centro. Calcio, un Acireale coraggioso ma ingenuo, cede al Bari non sfruttando la doppia superiorità numerica. Cornice di pubblico d'altre categorie. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale ci soffermeremo sui disagi causati dal maltempo nell'aria acese, ma vi parleremo anche di una provocatoria raccolta di fondi per la carenza riscontrata nel campo della pubblica illuminazione ad Acireale. Questo è altro all'interno del nostro giornale. In primo piano i temi della viabilità e della zona a traffico limitato, dialogo aperto ad Acireale tra il sindaco Ali e i commercianti del centro dopo le nuove disposizioni che hanno sollevato appunto tra i commercianti qualche mugugno. Ha prodotto un dialogo costruttivo facendo segnare una sorta di tregua l'incontro tra il sindaco e i commercianti del centro urbano che hanno contestato le nuove disposizioni sulla zona traffico limitato. Disposizioni, dicevamo la scorsa settimana, che hanno sollevato qualche mugugno, in particolare tra i commercianti di Corso Umberto che hanno chiesto e ottenuto lo scorso sabato un incontro con il primo cittadino. Al centro della contesa, ancora una volta, la ZTL che non piace così come è stata rimodulata negli orari del fine settimana. In particolare ha fatto storcere il muso non tanto la chiusura su Piazza Duomo quanto quella su Corso Umberto dalle 19 del sabato e fino a domenica sera alle 23, cioè un intero fine settimana, compreso dunque la parte mattutina della domenica originariamente esclusa dalla chiusura al traffico veicolare. Da qui l'incontro, a tratti costruttivo, visto che si è parlato anche di iniziative natalizie al termine del quale le parti si sono impegnate a rivedersi la prossima settimana. Il sindaco infatti ha chiesto 2 settimane di tempo per poter verificare gli effetti del nuovo provvedimento, dopodiché si stabilirà il da farsi e come procedere, se rimodulare ancora la ZTL o confermarla con le disposizioni attuali. E parliamo adesso di quella che è stata in queste settimane una grande emergenza, quella delle strade colabrodo ad Acireale. Questa mattina, dopo le polemiche e le provocazioni anche delle scorse settimane per i ritardi sugli interventi volti a fronteggiare l'emergenza, questa mattina finalmente sono stati avviati i lavori all'opera. Come vedete dalle immagini, si è cominciato dal trafficatissimo viale Cristoforo Colombo, porta d'ingresso dall'autostrada e dai paesi pedemontani per la città di Acireale, all'opera, dicevamo, i lavoratori della ditta piazzatasi al secondo posto nel bando fatto a maggio per un totale complessivamente di 40.000 euro destinati appunto a questo tipo di interventi. La ditta che si era aggiudicata l'appalto, come si ricorderà, ha rinunciato, ha fatto ritardare l'avvio dei lavori. Il comune da questo punto di vista si è trovato spiazzato e ne sono nate tutta una serie di emergenze e di disagi per gli automobilisti, con rischi soprattutto per i mezzi a 2 ruote. Speriamo a questo punto che gli interventi procedano con celerità per rattoppare le numerosissime buche che si sono formate a causa dell'emergenza maltempo in queste settimane ad Acireale. La ditta dovrebbe intervenire, ci è stato precisato, anche sulla voragine che si è creata, questa una delle ultime emergenze, su via Paolo Vasta ieri l'altro, del quale vi parliamo adesso nel servizio
che segue facendo una sorta di resoconto di quelli che sono stati i disagi fortunatamente contenuti nel fine settimana per questa nuova ondata di maltempo che ha visto all'opera ancora una volta vigili del fuoco, protezione civile e polizia municipale nei comuni interessati. Vediamo. La notte tra il sabato e la domenica non ha risparmiato forti e abbondanti piogge. Allo scoccare della mezzanotte, acqua a catinelle, ansia per tutti gli automobilisti che si trovavano alla guida. A riportare qualche danno è stato il comune di Giarre, dove in via Calderai, all'incrocio con via Marano, è saltata una botola della fognatura e dove stamattina è crollato parzialmente il tetto di un'abitazione in via Cucinotta. Fortunatamente solo attimi di paura, ma nessun ferito. L'immobile risulta infatti disabitato. La strada è stata repentinamente chiusa al traffico dopo i rilievi effettuati dai vigili del fuoco, dalla polizia municipale e dall'ufficio tecnico del comune. Qualche problema inoltre nella frazione di Macchia in via delle Acace e ancora inondato il cortile di un appartamento di Carrabba a Mascheri dove sono intervenuti i vigili del fuoco di riposto. Nessuna segnalazione importante sulla CES. Dal report stilato dalle associazioni volontarie di protezione civile impegnati nel monitoraggio del territorio è emersa solo la temporanea chiusura di via Volano nella giornata di ieri, dove, per via dell'accumulo di molta acqua, è stato necessario l'utilizzo di idrovore. Problemi inoltre ai tombini nella zona di Piazza Porta Gusmana. L'acqua non ha risparmiato poi Piazza Garibaldi, dove è saltato il basolato, un'intera area è stata transennata per ragioni di sicurezza. Calcinacci caduti anche da un palazzo in zona Piazza Dante, dove sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'edificio. Acqua incalzante che ha alimentato anche le numerose buche sparse per il territorio acese. Fortunatamente però nessuna esondazione da parte dei torrenti. La protezione civile comunale va potenziata, ha dichiarato il sindaco di Acireale Stefano Ali, per essere pronta ad intervenire. Dobbiamo anche fare formazione sulle persone affinché sappiano come comportarsi nell'emergenza. Abbiamo pubblicato, ha concluso, un avviso per registrare persone non pienamente autosufficienti che necessitano supporto in caso di calamità. Vi prego di registrarvi. Qualche problema anche ad Aci Sant'Antonio, dove le buche sul territorio sono davvero tante. Nella notte di sabato è inondata un'abitazione in via Croce. La strada risulta davvero malmessa nonostante i tombini fossero già stati puliti. Sembra che sia stato stilato un progetto per riqualificarla interamente. Tanti piccoli danni nell'Interland, un monito per prevenire, per mettere adeguatamente in sicurezza un territorio esposto di per sé a non pochi rischi. Nulla però in confronto alla terribile tragedia che si è abbattuta nel Palermitano e nell'Agrigentino. Sono 12 le vittime, tra cui 3 bambini, che tutta la Sicilia piange, unita in un unico ed immenso dolore, mentre si attendono ancora notizie dell'ultimo disperso, il giovane medico di appena 40 anni che aveva sfidato l'allerta meteo per andare a prestare servizio nell'ospedale di Corleone. Adesso ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria, a dopo. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni vista sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Acireale, Concept Store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena in via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Sconti fino al 40% su tutte le montature. Vendita soggetta a limitazione. Trova il rimedio naturale. Al centro antichi tesori della dottoressa Venera Caltabiano. Ora nel nuovo locale, più ampio, in corso Savoia 1 a Cireale. La dottoressa Caltabiano, nutrizionista da oltre 25 anni, offre la sua professionalità con consulenze gratuite sull'alimentazione e diete personalizzate. Oggi vi offre la possibilità di scoprire attraverso il test del DNA problemi legati ad intolleranze alimentari, stipsi, cefalee, gonfiori addominali, stanchezza, ritenzione, oltre a prevenire tante altre patologie. Centro Antichi Tesori, vasto assortimento di prodotti fitoterapici, erboristici, alimenti e dolci bio. Per chi soffre di dermatiti o allergie della pelle, intimo e abbigliamento bio. Per i bambini, giocattoli in legno e peluche bio. Villa Grazia.
due strutture ricettive per anziani dove puoi scegliere di vivere serenamente e spensieratamente. Villa Grazia è a disposizione di tutti quegli anziani autosufficienti e non, che si trovano nella necessità temporanea o definitiva di poter mantenere la loro autonomia all'interno di un contesto di ospitalità, con assistenza continuativa da parte di personale specializzato, in grado di seguirli nello svolgimento della loro vita quotidiana. Villa Grazia, una grande esperienza maturata in tanti anni di attività e consolidata giorno per giorno. A Santa Venerina, via provinciale Linera, per info 345 935 46 64 o 349 775 57 27. www.gruppovillagrazia.it. Plaza Toast ti porta al cinema. Prova il menù Cine Toast che comprende un toast, una bevanda analcolica e un biglietto d'ingresso per il Margherita Multisala. Da Plaza Toast si è sempre felici di andarci, perché i toast sono dei mega toast doppio gusto, preparati con prodotti selezionati. Pane bianco, pane integrale, pane vegano, pane alle noci, 30 scelte, tra cui lo Sweet Toast, il toast dolce con creme, Nutella, cioccolato bianco, pistacchio, burro di arachidi o confetture. In più, sfiziose insalate e nutrienti estratti, energetici, disintossicanti o rinfrescanti. E novità, toast anche per celiaci. Plaza Toast, aperti a pranzo e a cena, in piazza Garibaldi 1314 ad Acireale. Servizio a domicilio in tutta la città. 345 816 20 22. La nostra moda? Da OVS Kids, ovviamente! Da OVS Kids sono arrivati centinaia di nuovi capi con i colori e i modelli per l'autunno-inverno. Prova da OVS, scopri le grandi promozioni e un assortimento ricchissimo dal corredo 00 ai 14 anni. OVS Kids, moda colore, moda fantasia, moda allegria. Per bambini e ragazzi a cui piace muoversi in libertà, un grande assortimento nel quale sbizzarrirsi. OVS Kids, ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 1416. A posto? A posto! A posto, i professionisti dell'auto. Metti in sicurezza la tua auto controllandola dalla A alla Z da Service Car. A posto. Controllo elettrauto, meccanico, carrozzeria, gommista, centro revisioni. Affidati a noi. Per la prima volta ad Acireale, una struttura completa per l'assistenza della tua auto. A posto. Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. Per info 095 60 42 69. Scopri gli incentivi e le promozioni in atto. A posto. In tutta Italia in 1800 centri. A posto, Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. A San Martino, risate, musica, castagne e vino. Sabato 10 novembre, in piazza Madonna della Pace ad Acireale, San Martino, castagne e vino. Durante la manifestazione, sagra gastronomica, prodotti tipici, fiera del baratto, mostra d'auto d'epoca. Alle 19.30, rassegna musicale con artisti vari di canto e danza. Ospite della serata, da Sicilia Cabaret, Loredana Scalia. Organizzazione a cura dell'Associazione Città Domani. Seguici su Facebook. Pubblica illuminazione carente ad Acireale e così parte una raccolta fondi provocatoria da parte di alcuni cittadini, da parte di alcuni imprenditori del centro. Ma già stasera, queste le buone nuove, dovrebbe tornare la luce nel centro storico. Un soldino per un lampioncino. E questo è l'hashtag lanciato da qualche residente di Acireale negli scorsi giorni sui social. Una protesta assai singolare, che ha attirato davvero tanta attenzione, soprattutto quando su una scatola di cartone è stato poggiato un piattino, tipico di chi raccoglie l'elemosina, con su un foglio riportante una frase con la quale la cittadinanza è stata invitata ad illuminare la città di Acireale. Un'ironia sottile e tagliente che ha sottolineato l'atavico problema di una Acireale al buio. Lampade fulminate ovunque, una viabilità non sicura nelle ore notturne per pedoni e automobilisti. E non solo. Se è vero che anche l'occhio vuole la sua parte, il centro storico acese, cornice di un elaboratissimo stile barocco, senza un'adeguata illuminazione perde tutto il suo fascino. Ma forse la provocazione ha sortito l'effetto desiderato. Per esserne certi bisognerà aspettare il calare della sera. Giunge notizia intanto da qualche esercente del centro cittadino che stamattina siano state sostituite delle lampade, proprio in quei lampioncini sotto i portici che, rimasti al buio, avevano fatto scatenare la polemica. Gli acesi smetteranno di dare un soldino per un lampioncino?
Acireale, almeno nelle strade del centro, rivedrà di nuovo la luce? Per saperlo dovremo aspettare stasera. I prodotti commestibili invenduti ad Acireale di un bar consegnati ad una parrocchia, una iniziativa lodevole che meriterebbe l'attenzione anche di altre strutture di ristorazione. Vediamo. Solidarietà ad Acireale per dare una mano a chi si trova in condizioni di disagio, a volte anche trovandosi dinanzi all'eventualità di saltare i pasti, avendo conforto nelle parrocchie o nel centro di accoglienza San Camillo. Un aiuto in tal senso viene dallo scorso fine settimana dal caffè Elite di Rosario Grasso, il quale, avuta contezza della situazione, si è prontamente attivato per dare vita ad una encomiabile iniziativa con una delle parrocchie in prima linea nel dare supporto a chi si trova in difficoltà, quella cioè di San Cosmo, avendo in tal senso ampia disponibilità in Don Salvatore Cassaniti. Abbiamo iniziato la scorsa settimana, abbiamo fatto una promozione della tavola calda, così facendo fino a tarda serata produciamo della tavola calda espressa. La prima sera ci siamo accorti che gettavamo via troppa tavola calda e questo è uno spreco. Quindi dalla seconda sera abbiamo iniziato con un'iniziativa, abbiamo chiamato un parroco della zona per dare in beneficenza tutta questa tavola calda che rimaneva, che giustamente può sfamare, può aiutare a dare da mangiare a chi un pasto non se lo può permettere. Un'iniziativa lodevole che meriterebbe altre adesioni, altri ritrovi, anche panifici quali la sera, al termine dell'attività lavorativa, vedono non di rado ancora prodotti commestibili invenduti. Per adesso abbiamo consegnato qualche centinaia di pezzi di tavola calda e continuiamo con la nostra promozione, sta andando alla grande, quindi sono fiero, tutto il team di Caffè Elite è fiero di continuare a contribuire con questa parrocchia che mi ha già informato che non riesce lei stessa a smistare tutta la merce, quindi la darà ad un'altra chiesa e a un'altra casa di cura, ecco, che si occupano di dare la roba ai più bisognosi. Qualche anno fa, nell'ambito di un bilancio partecipato, venne supportata dal Comune la stampa di manifesti per tutti quegli esercizi pubblici che avrebbero avuto l'intenzione di aderire a questo progetto. Peccato però poi che ogni cosa abortì prima ancora di vedere la luce. Analoga proposta venne formulata pure da una consigliera, anche in questo caso senza successo. Nuovo parroco per le parrocchie di Santa Maria del Suffragio e Santa Maria degli Angeli, con una solenne celebrazione presieduta da Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, ieri nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Suffragio ha avuto inizio il nuovo ministero pastorale del nuovo parroco, appunto padre Calogero Frisenda. Il tutto nel corso della mattinata, una solenne celebrazione alquanto partecipata, come vedete dalle immagini, per salutare il nuovo parroco, padre Calogero Frisenda, parroco di Santa Maria del Suffragio e di Santa Maria degli Angeli. Stasera alle 18:30 nella chiesa parrocchiale appunto di Santa Maria degli Angeli, il nuovo parroco celebrerà l'Eucarestia secondo le intenzioni dei fedeli di entrambe le parrocchie e in suffragio dei parroci defunti. Seguirà in oratorio un momento conviviale. Intanto i giovani componenti del comitato festeggiamenti San Sebastiano di Viale Regina Margherita esprimono i migliori auguri a padre Calogero per il nuovo incarico, certi, si legge in una nota, di una proficua collaborazione per le attività future della comunità del Viale. Stasera prima riunione di Fiocchi di Neve, il comitato spontaneo che ogni anno ad Acci Sant'Antonio pianifica e realizza il calendario di attività natalizie. L'assessore allo spettacolo e al turismo Antonio Scuderi incontrerà alle 20:30 nella sala pluriuso di Palazzo Cantarella le associazioni del territorio e i cittadini che vorranno dare il loro contributo a rendere più liete le festività del Santo Natale ad Acci Sant'Antonio. Adesso ci fermiamo nella terza parte, lo sport, a tra poco.
Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Di nuovo tutti a scuola! Di nuovo tutti al lavoro! Di nuovo tutti in gioco! Di nuovo per tutti, Tomarchio Ottica e Fotografia, con una grande promozione per i nuovi occhiali. Acquistando un occhiale Junior o Teenagers da vista, con lenti antiriflesso e, se si vuole, anche con il Blue Control, una lente su due è in omaggio! In più avrai un coupon sconto famiglia del valore di 55 euro per l'acquisto di un altro occhiale. Richiedi la OXO Family Card. Tomarchio Ottica e Fotografia è un negozio OXO. Ad Acireale, in Corso Italia 18 A e B. Offerta valida fino al 17 novembre 2018. Il mese della prevenzione. Effettua il tuo test. Fornace 41. Il piacere di socializzare. Tra un drink e un bicchiere di vino ti incontri, ti diverti, socializzi e trascorri piacevoli momenti di relax. Fornace 41. Drink, wine bar, sweet and soul, musica, eventi, cortesia e tanto altro ancora. In un'atmosfera unica, riservata ed elegante. Fornace 41. Il social bar. Ad Aci Castello in via Fornace 41. Fai un drink speciale. Mettici un pizzico di te e tutto il mondo da scoprire da Fornace 41. Signor Canedda, siamo a casa nuova, si sveglia. Matt, che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è me mondasso già tutto così? E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! Ti montano e ti smontano che manco te ne accorgi, è un sogno! La Sicilia traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? Macelleria Cannavò, tradizione di qualità. I nostri animali sono siciliani perché nascono e crescono nella nostra terra, dove vengono allevati all'aperto con tanta cura e con alimenti naturali. Macelleria Cannavò fa parte del Consorzio Carni di Sicilia. Scelgo la qualità per la mia famiglia. Il Consorzio Carni di Sicilia valorizza la tipicità e qualità della carne bovina siciliana, certificandone la provenienza attraverso l'etichettatura volontaria. Macelleria Cannavò, gusto e qualità sulla tua tavola, con specialità pronto cuoci, che se vuoi puoi gustare anche nel nostro ristorante. Macelleria Cannavò, Viale Regina Margherita 1820, Acireale. Carne a sicilianità garantita. Opel Carlo Rocks, il mini SUV da città. Opel Carlo Rocks, a riposto da Gida Auto Point, presso centro commerciale Conforama. D'amore, il mini SUV da città Opel Carro. Questa voglio. Amore, ti piace la nostra nuova macchina? Mamma, è bellissima la nostra Opel Carlo Rocks. Gidauto, concessionaria Opel a Catania, in via Brancati 2545 e a riposto Gidauto Point, presso centro commerciale Conforama. È arrivata, l'insalata già lavata. Bella. Fresca? Bella fresca. E non sana, da Reità. Sulla riviera ionica coltiviamo le nostre verdure. Genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace. Bella fresca, l'insalata siciliana a chilometri zero. Parliamo di calcio in apertura di terza parte, cornice di pubblico d'altre categorie ieri al Tupparello per Acireale Bari, ma i Granata riescono a tenere solo per un tempo.
La sfida forse più nostalgica della storia del calcio a tinte granata finisce senza lieto fine. A vincere tra Cireale e Bari, dopo 24 anni dall'ultimo scontro che valse la salvezza in Serie B degli acesi, sono stavolta i pugliesi, Golia alla meglio di Davide. Davanti ad una straordinaria cornice di pubblico, oltre 2000 spettatori al Tupparello, che regala prima del fischio d'inizio una doppia coreografia da brividi, comincia la sfida e dopo una primissima fase di studio il Bari passa. All'11° corner dalla destra, Mattera dalla parte opposta rimette in mezzo il pallone che sbatte sullo stinco di Pozzebon e beffa Biondi. La Cireale accusa il colpo, il Bari fa la partita. Al 17° contropiede con Floriano lanciato a rete, Biondi in uscita chiude lo specchio della porta. Poi al 30° il pareggio, un po' a sorpresa della Cireale. I pugliesi si fanno trovare impreparati sulla rimessa di Savanarola che diventa un assist per il diagonale di Leotta. Imparabile per Marfella, 1-1 e Tupparello in estasi. Gara maschia e nervosa, campo ai limiti della praticabilità. Al 39° dopo un errato disimpegno di Gambuzza va al tiro dalla distanza Amlili, centrale e bloccato senza difficoltà da Biondi. Al 46° poi la Cireale chiude il primo tempo in avanti con Leotte, il suo tiro cross che non trova sul secondo palo la chiusura di Bellomonte. Squadra a riposo sul pari, ad inizio ripresa dopo 2 minuti ci prova senza esito su punizione Brienza, poi all'11° ancora Pozzebon da buona posizione. Palla troppo centrale. Il Bari attacca a testa bassa. Al 12° altra incursione sulla sinistra e palla in mezzo per Piovanello che calcia a colpo sicuro ma colpisce la base del palo. Sono le prove generali del gol del nuovo vantaggio dei biancorossi che arriva al 16° su un calcio d'angolo per la Cireale. In contropiede Piovanello, poi Amlili per Brienza che serve in aria il neo entrato Simeri che in spaccata in sacca ma con la mano, come si può vedere al rallenti tra le proteste vibranti dei giocatori acesi. Bari di nuovo in vantaggio, ma Bari che al 21° resta in 10 uomini per via del doppio giallo a Pozzebon che allarga troppo il gomito su Gambuzza e viene cacciato dall'arbitro. 5 minuti e il Bari addirittura resta in 9 uomini con Mattera che sgomita su un'altra incursione di Leotta, rosso diretto per il terzino pugliese, ma la Cireale, sebbene in vantaggio di 2 uomini, non riesce a creare pericoli, anzi in contropiede al 30° subisce il terzo gol con un altro neoentrato, il 18enne Langella che in diagonale è spietato. È una rete che spezza le gambe ai Granata che poi all'89° si procurano un calcio di rigore, fallo di mano di Cacioli, ma Madonia dal dischetto spara altissimo rendendo inutili 6 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. A fine partita comunque gli applausi del pubblico salutano l'uscita dal campo di Savanarola e compagni, ma il presidente Cannavò è furioso e in sala stampa non le manda a dire criticando la prestazione dei suoi ragazzi. La Cireale con questo secondo capo di fila scivola al 10° posto, a metà strada tra playoff e playout. La legge del più forte stavolta ha avuto la meglio. E al termine della gara le dichiarazioni dei due tecnici, Cornacchini e Breve, li sentiamo. Sono molto contento della prestazione della squadra, in una partita sicuramente non facile, che venivamo in un campo complicato contro una squadra attrezzata per poter fare bene e quindi dovevamo vincere e convincere, mi sembra che le cose siano venute. Mi aspettavo un Bari che giocasse con questa mentalità, visto i progressi che ci sono stati soprattutto in casa da domenica, mi sembra che si cominci a vedere il lavoro che si è fatto, quindi è una squadra che crede nei propri mezzi, è una squadra che ha voglia di lavorare, è una squadra che si sacrifica, è una squadra che corre e se corre con le qualità che hanno probabilmente insomma, ci saranno meno difficoltà. Le espulsioni dispiace perché non devi assolutamente permetterti di prenderle, però ci stanno, è una squadra che è in salute, è una squadra nervosa, quindi una squadra nervosa mi fa sempre un piacere. Abbiamo tenuto testa, abbiamo sferrato il gol del 2-1 nel primo tempo, proprio al 46°, quindi tenere testa a una corazzata come il Bari sicuramente è merito dei ragazzi e di come l'avevamo preparata.
Per un'ora Acireale brillante che ha messo in difficoltà il Bari, l'ultima mezz'ora dei gravi errori e poco brillanti, poco lucidi e siamo andati in barca. Il presidente può dire quello che vuole, rappresenta la proprietà, io faccio il tecnico e analizzo in maniera tecnica la partita, quindi grande rispetto di quello che dice il presidente, ma io sono il tecnico e vedo la partita dal mio punto di vista. Turris è una squadra con un grande organico fatta per cercare di contrastare il Bari, è partita male ma adesso ha ripreso grandi posizioni, non ci dimentichiamo che ha pareggiato a Bari, quindi abbiamo un avversario di grande livello da andare ad affrontare e lo andremo ad affrontare con la solita meticolosità, sapendo che avevamo un ciclo di partite terribili e difficili, ma dobbiamo stare tranquilli, con i piedi per terra, non ci siamo esaltati quando le cose andavano benissimo e adesso non siamo diventati brocchi perché abbiamo perso due partite consecutive in due campi difficili come quelli di Cittanova e oggi contro il Bari che è una squadra fuori categoria. E adesso i gol della giornata, i gol della D. L'ottava giornata del girone I di Serie D registra la prima fuga della capolista Bari, adesso a più 5 sul secondo posto. Il Locri infatti è stato frenato sullo 0-0 casalingo da un buon Messina che ai punti avrebbe meritato di più. I peloritani infatti hanno sbagliato tante occasioni, la più ghiotta, il penalty al 55esimo fallito da Gambino che calcia centrale e Pellegrino respinge. Frena poi anche la Nocerina fermata a Portici sullo stesso risultato dei rivali calabresi. Gara equilibrata e povera di vere occasioni da gol. Ci provano entrambe le squadre, soprattutto con conclusioni dalla distanza, ma la mira è sbilenca e alla fine ne esce fuori un pareggio giusto per quello visto in campo. Manita alla Roccella e terzo posto in classifica così per il Gela che accentra il secondo successo di fila, il primo stagionale in casa. I siciliani la sbloccano al 18esimo quando il tiro dalla distanza di Dieme viene deviato da un difensore e diventa un assist per il bomber del torneo Giuliano Alma che spara al volo sotto l'incrocio. Il 2-0 poi arriva al 29esimo quando Scuffia sbaglia l'uscita sul cross di Ragosta e Polito di testa ringrazia. Il Roccella sotto di 2 resta in partita fino al 20esimo del secondo tempo quando Dieme di testa sugli sviluppi di corner viene lasciato tutto solo in area di rigore. Gara virtualmente chiusa, ma Alma ha ancora fame di gol e al 29esimo segna la doppietta personale, il nono centro in campionato che vale il titolo di capocannoniere insieme a Sorrentino del Portici. Nel finale poi c'è gloria anche per il neo entrato Lavardera che al 41esimo in contropiede batte ancora il portiere ospite, poi i calabresi un minuto dopo segnano il gol della bandiera con Faella. Agganciano la zona playoff poi sia la Palmese che la Turris. I calabresi battono in rimonta il Troina che si porta avanti alla mezz'ora del primo tempo con il piattone chirurgico di Modumbu. Il vantaggio dei siciliani resiste fino al 39esimo della ripresa quando Colica su rigore pareggia i conti con un cucchiaio sotto la traversa e poi ad un minuto dalla fine Wattara, l'ex San Cataldese di testa, infilza ancora Polizzi regalando alla Palmesi 3 punti e il 5º posto in classifica. La Turris invece supera 3-0 la Cittanovese e si attacca al treno playoff. Succede tutto nella ripresa. Dopo 2 minuti Guarracino sfrutta la sponda aerea di Varchetta in zacca da pochi passi. Al 25esimo Longo ruba palla dopo un contropiede e in diagonale batte con un bel tiro Cassalia. Infine al 32esimo è Vacca con una bella conclusione al volo a calare il tris per la Turris. Si stacca dal treno playoff la San Cataldese, battuta 2-1 a Castrovillari. I calabresi sono già avanti dopo 4 minuti con Pandolfi che sfrutta l'assist di Puntoriere e batte Franza. I siciliani però al 13esimo guadagnano un calcio di rigore con Gueye e pareggiano con il solito Ficarrotta che dal dischetto non perdona. Ma nella ripresa, ancora al 4º minuto, come nel primo tempo, è Gallon a riportare avanti il Castrovillari sfruttando l'azione personale di Pandolfi e anticipando anche il tiro del compagno di squadra. Interrompe la striscia di 5 sconfitte di fila poi Legia Virtus che ferma sull'1-1 il Marsala. Ospiti avanti al 45esimo con Dario Barraco e la sua conclusione che beffa Prisco, ma Legia Virtus non ci sta ad incassare il 6º KO consecutivo e al 79esimo trova il pari su rigore con Akrapovic.
Primo successo stagionale infine per il Città di Messina, che batte 2-1 il Rotonda in una sfida tra ultime della classe. Nel primo tempo botta e risposta, prima al 20° Cangemi porta avanti i Peloritani sfruttando una corta e goffa respinta di Barilaro, poi al 34° e Valori con questo Eurogol a pareggiare i conti. Ma nel finale, su calcio di rigore, Cardia regala i primi 3 punti ai messinesi, che scalano ben 3 posizioni superando in classifica il Messina e Legia Virtus. Al primo posto sempre il Bari con 20 punti, seguito dalla Nocerina a 15 e dall'Ocri e Gela a 14. Dietro la bagarre playoff con 8 squadre nell'arco di 2 punti, dalla Palmese al Castrovillari. In zona playout infine Roccella, Troina, Città di Messina e Igea Virtus. Uno sguardo anche agli altri campionati dilettantistici. In eccellenza il Palazzolo si conferma capolista del girone B dopo 9 giornate. I siracusani hanno battuto 1-0 la Ionica, restando a più 2 sul Santa Croce Corsaro a Giarre, dove ha vinto 2-1. Ancora un KO, il 7° in 8 gare per il Real Laci a Biancavilla. Real Laci sempre ultimo. Sconfitto anche l'Atletico Catania a Marina di Ragusa e la Sampio in casa contro lo Scordia. Nel girone C di promozione l'Aci Catena resta in testa alla classifica dopo la vittoria a tavolino, a domicilio e di misura sul campo del Ciclope Bronte. I catenoti sono seguiti a 3 punti dall'Aci Sant'Antonio, che ha battuto 1-0 il Via Grande. Al terzo posto il Pedara, che sabato ha superato 3-1 il Gescal. KO tennistico per l'Atletico Fiumefreddo, adesso ultimo. Prima categoria, girone E, unica capolista il Villaggio Sant'Agata, nonostante il pari 1-1 contro la Nisiana, che si conferma seconda forza del campionato. Dietro accorciano il Palagonia, che si è sbarazzato facilmente del Calcio Giarre, adesso ultimo con un solo punto all'attivo, e l'Aci Bonaccorsi super contro il Mascalucia, adesso quarto a pari punti con la Russo Calcio, che ha battuto il Militello 2-1. Girone D di seconda categoria, tra tre le capoliste a pari punti, 7 dopo 3 giornate, sono l'Acron Savoca, il Gaggi, che ha fatto 1-1 a Santa Venerina, e il Riposto, che ha vinto in casa del Robur. KO invece il Calcio Lavinaio in casa contro la Giovanile Mascali, conquista il primo punto stagionale la Citrezza, che fa 2-2 con il Furci. Uno sguardo adesso alle altre discipline sportive. Vittorie e sconfitte, il weekend sportivo accese ne ha per tutti i gusti e tutti gli umori. Sorride ancora nel calcio a 5 di Serie C1 la Garitta Acireale, che ha centrato il suo secondo successo di fila battendo 6-5 il Città di Sortino e tirandosi fuori dalla zona play-out. Un successo dal doppio valore perché la formazione siracusana è diretta rivale nella corsa a salvezza, ultima squadra della griglia a spareggi e adesso distante 3 punti. Inizio stagione disastroso invece per i cugini della Stella Rossa Santa Tecla, che hanno incassato la 5ª sconfitta su altrettante partite di campionato in Serie C2, girone D. A Carlentini i tecloti hanno perso 4-2 contro una rivale nella corsa a salvezza e sono rimasti all'ultimo posto con 0 punti, ma insieme al Caterina l'Oggi Calcio 5, che però ha una gara in meno. Secco KO poi anche per il Via Grande, terz'ultimo battuto 4-0 dal Siracusa Meraco. Nel volley femminile di Serie C, poi, avvio di stagione più che deludente anche per la Golden Volley a Cicatena. Nella seconda giornata di campionato e all'esordio in casa, ieri le catenote hanno ceduto 3-1 contro la Pallavolo Augusta. Gara combattuta in tutti i set, 22-25 il primo parziale, 20-25 il secondo, poi il ritorno della Golden, che si aggiudicava il terzo set 25-22, prima di cedere nell'ultimo gioco 21-25. In classifica così catenote ultime con nessun punto all'attivo. Nel basket maschile di Serie C infine la Cirale è tornato ieri al successo nel derby contro il Giarre, 58-57 il punteggio finale, deciso da un jolly di Patanè a pochi secondi dalla fine, seguito poi dall'errore sotto canestro dell'ex Marzo, che non è riuscito nel tiro da 2 a 2 secondi dalla fine.
Un derby adrenalinico, quello vissuto ieri al Palavolcan, con tre protagonisti assoluti su tutti. Patanè e Persano dalla parte dei Granata, 34 punti in due, Marzo dall'altra che fa tutto bene collezionando da solo 28 punti, ma sbagliando, come detto, 2 secondi dalla sirena, il canestro della vittoria che avrebbe ribaltato il risultato finale. Stasera finalmente hanno fatto quello che gli abbiamo chiesto durante la settimana. Magari segniamo meno, però dobbiamo difendere. Stasera abbiamo difeso. Tutti si sono sacrificati, si sono lanciati sui palloni, sono andati a rimbalzo. Noi siamo una squadra atipica, siamo tutti piccolini e di stazza. Di conseguenza dobbiamo andare a rimbalzo, dobbiamo tagliare fuori, dobbiamo lottare su ogni pallone. Stasera l'hanno fatto. Poi il punticino in più ci è bastato stasera. L'obiettivo sicuramente è rimanere, tenere la categoria. Con una squadra giovane non si può sperare altro. Noi dovremmo arrivare a fare i play-out cercando di salvarci. Dobbiamo metterci quante più squadre dietro, e adesso questa vittoria è stata fondamentale, perché se rimane ancora qualcuno a 0 punti, più ce ne sono dietro e meglio è. In classifica così la Cireale sale a quota 4 punti in 6 giornate, insieme a Giarda e Gravina al 6° posto. Adesso andiamo a chiudere con le previsioni meteo per domani. Cielo sereno e soleggiato, temperature stazionarie comprese tra 16 e 20 gradi, venti deboli, mare mosso. TG Reporter si ferma qui, grazie per l'attenzione prestata, buon proseguimento di serata.